Ciao gnoccone belle, ciao bambolone, ciao opficoni e ciao opficoni. Allora, questo è un video che sto facendo ma non dovevo fare perché io anche oggi devo lavorare tutto il giorno, invece mi hanno chiamato e mi hanno detto di non fare pure il pomeriggio. E quindi ho detto giro un video perché cioè veramente una settimana e passa se non di più che non giro video. E mi siete mancate un sacco. E ho un trucco molto veloce fatto sdrendering con ho provato una cosina e poi c'ho da farvi vedere alcune cose, vi farò un haul penso totale. Questo è un rossetto matte che ho preso da quel sito tutto a un dollaro, che sono fantastici, ho preso tre colori, le volevo riprendere per l'appunto, ora sono tutti terminati, ce l'hanno mangiati vivi. Allora, oddio Argo. Dunque, questo è il video dei promossi e bocciati. Amore, che c'è? Vieni. Vieni, dai, e giro un video. Vieni. Dei promossi e bocciati. Dunque, questo mese di bocciati non c'è un granché, ma neanche di tanti promossi, anche perché ho veramente usato pochissimi prodotti perché mi sono truccata veramente poco. Vieni, amore, vieni dentro, su. Mi sono truccata veramente pochissimo. Ora stai un filo qui con me, dai. E non lo so, fra il momento di depressione, fra depressione e fra che mi sono truccata proprio poco. Vabbè. Quindi, il video naturalmente è in collaborazione con Rossella, perché scusatemi se l'altra volta vi dissi in quel modo, ma non avendola più sentita, non avevo neanche più visto pubblicare da lei un video su promosse e bocciati, quindi non sapevo se lo facessimo ancora. Allora, di bocciati praticamente io non avrei a questo punto, avevo scritto una cosa che però non riesco a ricordarmi quale sia. Avevo bocciato una crema della Stenum troppo appiccicosa, ma non riesco a ricordarmi veramente qual è. Quindi cominciamo. Allora, ah già, allora. C'è un bocciato che però è un bocciato relativo, nel senso, le matite, quelle lì. Allora, io queste matite qui poi le ho prese, altre 12, nella collaborazione con Van Gogh, ed ho prelevato i numeri che mi mancavano, ok? Perché ci sono dei numeri che, queste quindi sono più di 12, i numeri che mi mancavano e le altre ve le metterò in giveaway. Allora, queste matite sono bellissime, hanno dei colori fantastici. Io ora ne ho più di 12, ma insomma sono veramente delle belle matite. Più che altro a me piacciono tanto i colori, perché sono questi colori belli scuri. A parte che ora mi è presa la fissa dei grigi, vabbè. Volevo prendere quello della Mulac, ma purtroppo non ho. Questo mese non ho aliquote, cioè non ho proprio la possibilità di spendere. E purtroppo c'è una ragazza che mi aveva detto che a lei li durava e tutto, a me non, che hanno distrutto, non solo non mi durano, non durano veramente una mazza, niente. Capiamoci anche che io l'ho pagata 1,92 euro per 12 matite, mentre su Van Gogh costano di più. E quindi niente. Perché appunto vi dico è un relativo? Perché insomma per il prezzo che hanno e quante sono, sono un po' raffreddata, ho beccato raffreddore, tosse e ancora ho la tosse per la propria bombolona. E quindi per questo uno dice vabbè il prezzo. L'unico modo che ho trovato veramente per farle durare, perché ci avevo messo il rossetto, niente. Perché poi come sapete io sono una che non è che tendenzialmente le matite mi durino labbra. Oh mio Dio, non parlo. Che tendenzialmente quello che ho nelle labbra mi duri tanto perché non so brava. Però c'è stata la svolta e infatti poi metterò fra i promossi il lip base della Kiko, il primer labbra. È stata la svolta perché innanzitutto le fa durare a padella. Cioè, io questo qui ce l'ho da un bel po' di tempo, fra parentesi, e non l'avevo mai usato. Vi posso garantire
Cioè, più o meno a me è stata la svolta, specialmente io ho cominciato con le matite, mettendole e mi durano tantissimo. E adesso lo metto anche con semplici rossetti come questo, che magari hanno una durata un po' più blanda, e comunque tutti i rossetti a me mi durano una sega. Questo le fa durare un'esagerazione, è veramente uno spettacolo. Infatti anche quel famoso eyeliner che io uso per le labbra, lo sto facendo, mi dura il doppio con questo qui, cioè. Quindi è strapromosso, anzi lo andrò anche a ricomprare per non ritrovarmi senza, perché lo sto usando veramente tantissimo. E quindi strapromosso, e quindi è un nì per questo, le matite sono un nì per questo, perché adesso che comunque ho trovato questo durano tanto, però senza questo niente. Poi veniamo ai fondi. Ho diversi fondi da promuovere. Scusate, ma mi sono messa veramente male. Questo, questo e questo. Oh, ora si attacca. Oh, signore. Dunque, e l'ho usati tantissimo. Sono questi tre fondi qua. Ok, partiamo dal presupposto che adesso questo non lo posso usare più perché è scurissimo. Non ricordo sinceramente se ve l'ho messi negli altri, non me l'ho messa negli altri promossi e bocciati. Comunque questo mi è piaciuto moltissimo, è un bellissimo fondo, matte, anche abbastanza duraturo, ti fa un bel viso omogeneo. Questo mi è piaciuto proprio un sacco. Poi, questo qui l'ho ritirato fuori, è un fondo della Avon, che anche questo comunque è abbastanza scuretto, quindi adesso non lo so se, comunque mi sembra adesso è scuro, perché purtroppo quello che potevo mettermi prima ora me lo posso mettere. Devo dire che è l'Ideal Flawless Invisible Coverage Foundation, questo qua. Anche se oramai sono arrivata perché è veramente in fondo, infatti lo volevo terminare, credo che lo aggiungerò e lo mischierò ad altri colori più chiari perché lo voglio terminare. A me è piaciuto un sacco, è un fondo anche abbastanza coprente, fa una bella totalità del viso bella, insomma, non so come farlo oggi, ragazzi, perdonatemi. Comunque è un bel fondo, vabbè, un buon fondo, mi è piaciuto molto, anche abbastanza duraturo, boh, insomma, a me è piaciuto. E invece adesso che ho usato molto anche questo, che è il fondo della Smashbox, che l'ho anche recensito nel blog dove scrivo gli articoli, che naturalmente trovate il link nell'info box sempre. Dateci un'occhiata, mi dite cosa ne pensate, se vi piace come scrivo. Ultimamente scrivo un po' poco perché non avendo comprato niente di nuovo, devo trovare dei prodotti comunque abbastanza interessanti, che però vecchi. E poi fra il lavoro che ora ho ricominciato, quindi c'avevo da ripigliare il ritmo. Comunque è un ottimo fondo, è un fondo che costa un sacco di soldi, quindi è idratante, dura un sacco e appunto ha questi due effetti, un effetto idratante e anche coprente. Insomma, è un buon fondo, ma ragazzi, costa. Cioè, per come sono fatta io, ci sono dei fondi che costano meno. Questo è buono perché dura un sacco, a differenza di un fondo che magari costa meno. E come appunto questo della Lancôme, che è quello che ho su oggi. E sono fondi che comunque costano un po' di più, ma secondo me, come bellezza, ci sono altri fondi che comunque valgono. Questi qui che costano tanto, secondo me durano più che altro. E poi ho ritirato fuori lui, che è l'Accord Perfect, che oramai è arrivato un fondo, ma credo sia uno dei migliori fondi che esista sulla faccia della terra. Poi un'altra palette che ho usato un'infinità è questa qui dei correttori. Allora, questa palette la presi per una collaborazione, non so se vi ricordate. È una palette che sembra quella di Bobbi Brown, a me piace tantissimo. Purtroppo è sporca perché vedrai usandola comunque si sporca.
La cosa è che devo provare, ci ho pensato dopo, è usare questi bei colori che piacciono a me come rossetti. Allora, questa palette che cos'ha di particolare? Sono dei correttori stra coprenti. Hanno veramente un'altissima, veramente altissima coprenza. Sono molto pastosi, ma devo dire che è stata una palette che veramente a me mi ha. Boh. Io non me l'aspettavo, devo essere sincera. L'ho presa da uno di questi siti, Lady Queen, non mi ricordo, comunque uno di questi siti un po' così. E quindi non gli davo una cicca. E invece, ragazze, è fenomenale. Cioè, hanno una coprenza unica, veramente ottima. Non vanno ne. Vanno un po' nelle pieghe se esagerate sotto gli occhi, ma comunque anche qui con una bella base primer, eccetera, ottimi. E poi un'altra cosa che mi piace un sacco è tutta questa variante di colorazioni che potete benissimo usare anche come base occhio. Io le uso anche come base occhio, ma è veramente una palette con i controcazzi. 33 dollari, però li vali tutti. Poi abbiamo, naturalmente non posso, io qui sopra c'ho un casino, però oggi volevo mettere a posto, spero di farcela. Che nervi, guardate. Non posso non promuovere questo mese loro. Le palettine della Maze. Le ho usate parecchio, hanno dei colori che mi piacciono tantissimo, sono delle palette particolari, per esempio anche questa qui, allora, non ve le sto a mostrare troppo anche perché ve l'ho fatta vedere un sacco di volte, questa è quella dei marroni o comunque dei colori marroni e questa è decolorati, sono veramente due palette con i controcazzi, a me me l'ha regalata Roberta, a cui mando un bacio gigantesco enorme e ha detto che ce n'è pure una con i toni del viola. E qualcuno mi ha detto che comunque si trovano dal cinese, lei l'ha pagata 2 euro, ma ragazze, uniche e insostituibili. Hanno davvero dei colori pazzeschi, strapigmentatissimi. Belle, 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 mi sono piaciute tanto. Per esempio, io ho questa qua dei marroni. Voglio cercare di stringere perché come al solito farò un video di mezz'ora. Che oramai se ne sta andando, come vedete. Questa è lo stesso, è dei marroni e come vedete più o meno le colorazioni sono le stesse, anche se non sembra. Questa in più ha questi grigi meravigliosi, però hanno una scrivenza ottima e molto più elevata. Queste sono delle palette un po' più leggere. Ah, che schifo. Un po' più leggere. Ah, volevo bocciare il dentifricio, quello che mi regalò quella ragazza americana, perché a me non solo non mi ha sbiancato, anzi me l'aveva fatti ingiallire alla fine perché abituata com'ero agli sbiancanti. Comunque palettine Maze strapromosse, le amo veramente alla follia. Qui che c'è? Poi un'altra palette che ho usato parecchio da quando mi è arrivata è questa qui di H&M. Allora, questa palette me l'ha regalata una cica, però perdonatemi, non ho rimembranza di chi sia. Perché l'ho usata tanto? Perché è una palettina, innanzitutto con dei bellissimi colori. A me questo piace un sacco, a me questo colore mi fa impazzire, anzi, questo qua. Hanno una scrivenza pazzesca. Questi colori veramente scrivono tantissimo. Questo bianco l'ho usato un botto per la parte interna, guardate quanto è bello. Poi abbiamo questo bellissimo rosa. Sono, come vedete, rilasciano, si spezzettano parecchio, però devo dire che sono veramente, veramente dei bei colori, mi sono piaciuti tanto. E è stata una palette che ho usato molto, mi piace parecchio, parecchio, devo dire. Questa H&M è davvero una. E per i prodotti make-up l'H&M mi piace, non ce l'ho, quindi me la regalano di solito perché io qui da me non ce l'ho. Un'altra palette che amo alla follia è questa,
L'ho usata molto, è favolosa, cioè micidiale, li puoi usare come rossetti, li puoi usare come eyeliner, come base occhio, cioè pazzesca. Ho scoperto e ho saputo che è la dupe della Make Up Forever. La trovate quasi dappertutto adesso, su Van Gogh, insomma la trovate. E costa 13 euro, non mi ricordo se 13 euro o 13 dollari, ma ragazze, cioè, unica e insostituibile. Poi, illuminante, palette, eyeliner. Allora, un'altra palette, perché ora c'ho scritto tutte le palette, almeno vi dico intanto tutte le palette, che ho usato molto è questa qui. Quella che vi ho fatto vedere che ho preso da Bon Prezzi Store. Allora, io adoro questa palette, l'ho usata moltissimo, veramente la amo la follia. Che fra parentesi sembra anche poco usata, ma l'ho usata parecchio. Questo qui anche lo sto usando molto come per gli occhi, questo marrone bello per gli occhi. Allora, è una palette che costa 6 dollari tipo, e come vedete è una delle poche palette che ha un bel colore freddo. Ha un problema, che per il contouring è una palette molto 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 scrivente, quindi dovete stare molto attente perché rischiate di fare. Allora, comunque io oggi sono troppo scura, devo cambiare cipria perché già sto usando i fondi, Se poi ci metto pure sta cipria, vedete, sono troppo troppo scura. E comunque dovete stare un po' attente perché è strapigmentatissima, quindi battetele bene. Quando la usate, battete bene il pennello. Vi faccio vedere un attimo una cosa. Allora, io di solito uso questo qui piccolo ora per fare il contouring. Va battuta parecchio bene perché vedete è molto scrivente e quindi evitate poi di farvi lo striscione. A me piace darla proprio. Mi sono truccata molto poco anche per questo fatto dei microderma perché non ci si può mettere il trucco, quindi mi trucco relativamente poco perché ho paura di farli, di sciuparli come mi fece questa e mi venne via. Vedete? E quindi mi piace, mi piace, mi piace un botto. Poi, dunque, veniamo adesso ai prodotti labbra che ho usato moltissimo. Allora, un Nii è questo qui della Lancôme. Perché un Nii? Questo è un mascara che costa un sacco di soldi. Me l'ha regalato una cica, io non ricordo chi, perdonatemi, ma vedete, siete tantissime, io ho i nomi poi, per carità. Però lo sapete che siete il mio più grande sostegno. Anzi, ora ho agglomerato qualcosa per fare il giveaway, che fra parentesi tra poco finirà l'altro che ho messo e devo controllare. Dunque, essendo un Lancôme costa un sacco di soldi, io mi ero innamorata del drama. Questo invece è l'ipnosi, non è il drama e non c'è confronto. Questo è mascara, questo è lo scopolino. È un mascara che per i soldi secondo me che costa non ne vale assolutamente la pena. O comunque sia, non è l'effetto che piace a me. Il drama ha tutto un altro effetto di ciglia finte veramente. Questo magari è buono per la parte al di sotto, quindi per le ciglia inferiori, perché riesce a prenderle bene essendo uno scovolino parecchio delicato. Però, cioè, non è, eccola, il prodotto che può piacere a me. Poi un altro prodotto che invece però, vabbè, questo lo metto il mese prossimo perché l'ho usato poco. Ho usato tantissimo, veramente tantissimo, e quindi strapromosse. Però io stavo pensando di farvi anche i prodotti più utilizzati perché va a finire, vi dico sempre quelli più utilizzati. Le Sporty Chic le ho utilizzate tantissimo, sono bellissime, le amo, le adoro alla follia. Guardate. Cioè, oh my god. Poi, un prodotto che strapromuovo e che ho usato alla follia è questo eyeliner che vi faccio sempre vedere, che è appunto questo qui della Rimmel, che è questo marrone molto chiaro che sulle labbra è favoloso, specialmente adesso con
Il primer regge una caterba ed è proprio bello. È un colore veramente unico. Io ho veramente zero colori così, ma è favoloso. Sono andata a vedere di Stone della MAC e mi avete detto che somigliava, ma non l'ho trovato. Un altro prodotto che ho utilizzato veramente molto è questo qua, che è questo matitone della Wycon, il Burlesque Simply Red. E il mio è lo 01 Candy Pink. Il colore è questo. Allora, è un matitone che mi piace moltissimo. Innanzitutto, come vedete, è bello matte. Nonostante appunto sia. Vi faccio vedere un'altra cosa. Io ho preso anche questo della Wycon quando ci andai. E questo è il Matte Lip Chubby Rossetto Extreme di Rosa Antico. A differenza di quest'altro, hanno due texture, come vedete, abbastanza diverse. Perché questo è un po' più luminoso rispetto all'altro. Cioè, il matte sarebbe questo, però questo invece sulle labbra ha un ottimo effetto e sinceramente anche se è leggermente luminoso è un matte secondo me ed è veramente veramente pazzesco, ha un'ottima durata, è straconfortevole sulle labbra, vi lascia le labbra stramorbide e mi è piaciuto davvero tanto. E un'altra matita per le labbra che vi promuovo è questa. Queste sono le matitone che ho preso a 99 centesimi da eBay. Adesso ne ho prese 4. Cercherò di mettervele nell'haul gigante che vi devo fare. Me ne deve arrivare un'altra. 99 centesimi di matita. Dunque, sono delle matite labbra, come vedete, belle grandi. Hanno un comfort unico sulle labbra. Devo dire che sono molto confortevoli, a me piacciono molto. Anche come appunto resa proprio, cioè a parte la bellezza dei colori che sono favolosi, cioè si danno veramente molto bene a differenza di quelle altre che sono un po' più secchine, quelle 12. Questo mi sa che ho sbagliato colore. Eccolo qua. Questo è il colore che ho usato di più, cioè questo, cioè lo 03. Di queste trovate il link, mi sembra, nel video eBay, tutto a 1,50 euro, una cosa del genere. Ed è questo. Come vedete, hanno la pecca di essere leggermente non troppo omogenee. Vedete, io l'ho data in tutto, vedete, c'è questi spazietti. Però anche queste con il primer, essendo poi comunque molto più morbide rispetto a quelle da 12, riuscite comunque a stenderle molto bene, eh? Non è che vi si creano discromie sulle labbra, anzi, ottime. Devo dire che per averle pagate 99 centesimi, alla grande. Poi, che non lo posso bocciare, uno per il prezzo che l'hanno abbassato, e quindi è un prezzo più, sì, è un prezzo decente. Questo qui è l'illuminante della Kiko che mi regalò Lavi, a cui mando un bacio enorme. Ed è quello dell'ultima collezione della Siren e qualcosa. Che anche lì c'è degli illuminanti molto belli, però io purtroppo non me lo posso permettere. Quindi non ci sono neanche più passata perché poi ci sto male. Perché c'era veramente quest'altro illuminante rosa, era la fine del mondo. Allora, a parte il prezzo appunto basso, non troppo alto e questa volta è perfetto. Questo è il packaging, è favoloso. Che problema ha? Mi si è tappato pure gli orecchi. Ha un problema. Questi mi sembra. Ditemi se mi sembra che ve l'ho anche già detto. Che ultimamente gli illuminanti della Kiko, vai a swatcharli, spaccano il culo. Vai poi a prelevare il prodotto con il pennello o con quello che sia. E poi non rilascia tutto sto granché. Il prodotto, appunto, l'illuminante che ho su oggi è lui. Ho provato a darlo con tutti i pennelli del mondo, quindi a partire da questo piatto. Vedete che questo piatto comunque è abbastanza buono. Però qual è il problema? Devi comunque fare più passate a questo qua, che è anche buono. È un illuminante che quando lo tocchi è crema. Cioè se lo vai a prelevare con le dita, guardate, è crema ed ha una pigmentazione micidiale, eccola qua, una pigmentazione da panico.
lo andate, vedete, a sfumare e non ci rimane niente. È molto bello quando lo prendete con le dita perché è proprio cremoso. Quindi o lo si va, vedete, poi magari a stendere con le dita e quindi ad avere una maggiore aderenza. Ma devo dire che ultimamente gli eyeliner, sì, questi illuminanti della Kyo mi stanno deludendo per questo. Perché sembrano chissà che e poi stringi stringi so decessi. Sì, perché non ti danno poi questa grande luminosità come può dare addirittura un illuminante della Essence. Poi siamo praticamente arrivati in fondo. Un prodotto strapromosso è la base della 3CE, che è qualcosa di divino. È una base latte. Anzi, questa è panna, che quella della MAC gli fa una sega. Il colore è splendido, la durata è eccezionale. È un prodotto unico, io ce n'ho due. Adoro questa marca e in alcuni siti la trovate a poco, in altri la trovate a un botto. Questa invece sarebbe il 3CE Shimmer, che come vedete è praticamente identico. Ok, uno sarebbe Shimmer e uno no. Si vede, è lo shimmer, da vicino si vede. Però li amo questi due prodotti per gli occhi e sono fantastici. L'ultima cosa che vi volevo promuovere è l'eyeliner a pennina che ho preso da Van Gogh. È quello che ho su oggi. È uno dei pochi eyeliner che rispetto a quelli con la pallina dentro riesce comunque a tingere strabene, ha un'ottima scrivenza, scrive, porca miseria, scrive veramente tanto. Se ci ripassate sopra non toglie quello che avete già dato rispetto agli altri. Ah, strabocciato, ma non so se ve l'ho già bocciato la volta Sono scorsa. quante Sì. ore che ti berci in Sì, e io ho tavola? già risposto che vengo. Non so se ve l'ho già bocciato nell'altro video, però questo qui della Essence è veramente pessimo, dell'extra long lasting. Cioè, queste pennine Essence sono pessime. Io non riesco veramente a capire come fanno. Ecco, ora perché forse l'ho tenuta rigirata, scrive una paccata. Però, boh, non lo so, non mi piacciono queste pennine. Ultimi due prodotti che vi promuovo è la combo di questi due. Sono gli Ultra Dolce Corpo Garnier. Questo è il balsamo corpo e questa è la crema. Sono eccezionali. Questo è un ottimo, a parte l'odore che, oh mio Dio, è favoloso. Questo è un balsamo corpo che è simile a quello che vi feci vedere anche nei prodotti finiti, quello avevo preso dalla Gardenia, quello per mantenere l'abbronzatura a 4,90 euro. Quando le vai a distendere sul corpo, non scivolano come quelli della Nivea, ma bensì fanno una specie di schiumetta che sembra che tu riesca molto molto meglio a distenderlo sul corpo. Magari è un'impressione, perché anche quelli della Nivea sono buoni. Però questa combo è veramente ottima. Questa è una crema, un latte idratante, oli meravigliosi, argan e camelia, non unge, non appiccica, è splendida, vi lascia una pelle morbidissima, vi lascia un odore pazzesco e devo dire che questa combo è ottima. Credo che questa da solo faccia altrettanto, o comunque anche questo da solo. Però questi mi sono piaciuti tantissimo. C'era una crema della Stenum che vi volevo bocciare, però non la riesco a trovare. Va bene, bamboline, io vado a mangiare perché altrimenti mi sgozzano. Scusate se sono un po' spenta, ma c'ho sto raffreddore e sta tosse, veramente non mi mollano. Io vi mando un bacio enorme, gigantesco, grandissimo, vi lovo. Siete il mio più grandissimo sostegno, lo sapete? Grazie di esistere. Io vi mando un bacio enorme. Fate le brave, spipeggiate poco. Ciao, amorine mie!